Ciao a tutti, bentornati alla nuova puntata della Nutrizionista Chilometro Zero. Io sono Raffaella Bocchetti e oggi sono a Cantiano perché negli ultimi anni in questa provincia molte aziende agricole si sono specializzate nella produzione di birra agricola. E infatti oggi sono a Cantiano, al birrificio del Catria, insieme a Pietro Corrieri. Ciao Pietro. Ciao. E a Luca Zanchetti, il nostro cuoco. Ciao. Da un punto di vista nutrizionale, le calorie della birra dipendono un pochino dal tipo di cereale da cui partiamo e anche dalla fermentazione. Possiamo andare dai 40 agli 80 kcal ogni 100 ml di birra, quindi considerate una birra piccola potrebbe avere dagli 80 ai 120-130 calorie, diciamo uno spuntino. La birra è fatta partendo dall'orzo o da altri tipi di cereali, quindi contiene dei carboidrati, contiene delle proteine, ma anche delle vitamine come la B6 e l'acido folico. Inoltre contiene tantissimi antiossidanti sotto forma di polifenoli e flavonoidi. La cosa più importante però è che la birra contiene anche sali minerali ed è poverissima di sodio. Questo ha fatto sì che anticamente durante le gare ciclistiche, quando i ciclisti non avevano la possibilità di comprare non c'erano ancora gli integratori salini, la birra veniva utilizzata proprio per integrare durante la competizione sportiva. Ovviamente è una bevanda alcolica, quindi deve essere consumata con moderazione. Oggi faremo una ricetta in cui utilizzeremo la birra come ingrediente, ma poi faremo anche delle ricette e l'abbinamento con diversi tipi di birra. Vedremo infatti come viene prodotta, quali sono le differenze tra le birre e come potete abbinarlo con dei particolari alimenti, ovviamente tutto a chilometro zero. Allora Luca, cosa ci prepari oggi con la birra? Allora, abbiamo pensato di farvi un Catria Goulash, che è un piatto tipico proprio qui del birrificio, che viene utilizzata la birra Grabovia, che è una birra nera che va a aromatizzare la nostra carne locale, che viene allevata proprio qua sui monti del Catria, per una notte. Noi mettiamo la birra in infusione insieme alla carne, le varie odori che abbiamo trovato nel nostro giardino: rosmarino, alloro, bacche di ginepro e pepe in grano. Un soffrittino andremo a fare con sedano, carote e cipolla, quindi molto classico, e andiamo a aromatizzare poi, una volta rosolata, la nostra carne a fuoco lento con la stessa birra che abbiamo utilizzato per la marinatura. Pietro, come mai avete scelto questo tipo di birra? Sicuramente perché lo stile è un Imperial Stout, una birra da 9,5 gradi, quindi, ha una, diciamo, componente alcolica importante, mm-hmm, che aiuta a prendere tutto il meglio degli odori e trasmetterli alla carne. Quindi estrae anche gli oli essenziali dalle erbe. E poi c'è anche, vengono utilizzati per la produzione di questo tipo di birra determinati malti d'orzo che vengono tostati e che danno carattere alla birra sostanzialmente. Okay. E di conseguenza anche alla carne. Quindi mi sembrava, prima ho sentito il profumo, che dà quasi un affumicato, vero? No, molto affumicato. Okay. Affumicato, ma anche caffè, notando l'odore di cioccolata, insomma, una birra molto complessa. Ok, quindi adatta per questa ricetta, che è una ricetta importante. Sì, perché diciamo riesce a tirar fuori proprio i suoi valori organolettrici che sono all'interno del prodotto che andiamo a utilizzare. Ok, perfetto. La preparazione di questo piatto mi sembra abbastanza impegnativa, giusto? Beh, è una preparazione lunga, quindi va fatta a temperatura bassa, sul fuoco, sul nostro fornello. Andiamo praticamente a scolare la nostra carne di vitello locale. L'andiamo a mettere in una padella con dell'olio di oliva extravergine di Cartoceto. Ah, quindi una anche volta... questo proprio della zona. Esatto, tutto fa parte della nostra provincia, ci mancherebbe. E poi, una volta che viene rosolata bene la carne in tutti i lati, aggiungiamo il nostro soffritto. Lo aggiungiamo dopo rispetto alla carne, così che evitiamo di brusacchiarlo. Ah. Una volta che l'abbiamo aggiunto, continuiamo la rosolatura, andiamo a bagnare con la birra. E poi per quanto si cuoce? Lo dovremo coprire, mettiamo i vari odori e ci vorrà all'incirca 2 ore, 2 ore e mezza. Quindi
Bisogna organizzarsi per fare questa ricetta. Bisogna organizzarsi. Allora, Luca, mentre tu vai in cucina a preparare il goulash, Pietro, tu mi fai vedere il birrificio e mi spieghi come vengono fatte le birre agricole? Certamente. Pietro, visto che c'hai tantissimi tipi di birre, me ne descrivi qualcuna? Allora, sono 6 tipi di birre che produciamo in maniera continuativa marchio nostro birrificio del Catria. E spaziano attraverso quelli che sono un po' i gusti classici che vengono preferiti dal mercato, ai quali tutti quanti però applichiamo la nostra impronta, diciamo così. Si può trovare la Ucra, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, la Tecchia, la Clavernia, la Grabovia, l'Eccetriticum e l'Erietos. Dei nomi molto particolari. Sono nomi etruschi, perché poco distante da qui sono state ritrovate le tavole gubine, che sono un antichissimo manufatto e degli esempi di scrittura prelatina. E tutti questi nomi rappresentano località del territorio di Cantiano, ad esempio Tecchia è il bosco di Tecchia, che è qui vicino, Clavernia è il nome etrusco di Chiaserna. Ucre, che è la nostra birra chiara per eccellenza, quella proprio facile da bere, significa adunanza. Insomma, quindi riprendono un po' tutto il territorio. Si è voluto dare proprio legarci a doppio filo col territorio, proprio perché siamo un birrificio agricolo. E cosa vuol dire birrificio agricolo? Sì, significa che, che la maggior parte della materia prima viene coltivata in azienda. Questo che è in quelle spalle è uno dei campi che la nostra azienda ha, coltiviamo noi l'orzo, lo facciamo maltare e con quello, con vari tipi di malti d'orzo maltati, mm-hmm, in questa materia di cui siamo soci, lo viene utilizzato nel processo produttivo per fare la birra. Quindi voi fate tutto qua, dal cereale, coltivate il cereale e poi fate i vari passaggi. Me li descrivi giusto per... Sì, allora questo macchinario che vedete qua dietro sono sostanzialmente le evoluzioni di due pentoloni, mm-hmm, e vengono utilizzati per la cottura del mosto. La cottura del mosto, infatti, perché la birra non è altro che il fermentato di un mosto zuccherino, questi zuccheri vengono presi dal malto d'orzo, che viene messo in infusione, attraverso una serie di reazioni biochimiche vengono estratti questi zuccheri che si trasferiscono nell'acqua, che diventa appunto un mosto, viene separato attraverso una filtrazione, si porta in bollitura. Quando arriva a 100 gradi si aggiunge il luppolo, a seconda di tipologie, quantità richieste dal tipo di ricetta che andremo a fare, sia per amarificare che aromatizzare. Quindi è il luppolo che dà il sentore alle varie birre e il tipo di luppolo? Aiuta sicuramente, ci sono tanti altri fattori. Tutte le materie prime sono tanti piccoli mattoncini che contribuiscono a creare la struttura della birra. Spesso e volentieri lavorano in sinergia proprio per dare il massimo, okay, o per tirare fuori tutti i sentori migliori. A fine della bollitura tutto questo mosto viene raffreddato, parliamo di circa 700 litri che vengono abbattuti in un quarto d'ora circa da 100 a 15-20 gradi, e il mosto raffreddato va in cantina. Quindi cosa facciamo, Pietro? In questo caso prendiamo il mosto raffreddato, lo portiamo in uno di questi fermentatori, ci aggiungiamo del lievito, dei lieviti selezionati anche lì per il tipo di birra, e da parte la fermentazione. Gli zuccheri di cui parlavamo sopra vengono scomposti dal lievito e trasformati in alcol e anidride carbonica. Questa ad esempio è una fase di una fermentazione in corso. Alla fine di questa fase, che durerà tra i 7 e i 10 giorni, abbattiamo la temperatura a 3 gradi e la teniamo così per almeno un mese. La birra si chiarifica, si pulisce, si stabilizza. A quel punto, quando sarà il momento di confezionare, riaggiungiamo un po' di lievito, un po' di zucchero, lo mixiamo, confezioniamo in fusto in bottiglie, lo mettiamo in una saletta calda affinché una rifermentazione partirà in bottiglia che gaserà in maniera naturale la birra. E a quel punto la birra è pronta. Quindi ricordiamo che le birre agricole non sono né microfiltrate né pastorizzate. Questo che cosa dà? Un prodotto che ha molto più sapore, molto più aromatico, quindi non appiattiscono, questo, no, perché sono due processi che appiattiscono un po' il sapore, perché servono per la lunga conservazione. Invece per la birra agricola abbiamo quanto tempo di conservazione?
si va dai 3-4 mesi per quelle più, diciamo, fragili, all'anno, l'anno e mezzo e oltre, senza problemi reali di scadenza per le birre con un alto grado alcolico. Okay. Comunque la differenza fondamentale è che quelle che noi troviamo nell'azienda, nel birrificio, abbiamo la certezza che i cereali sono coltivati, certo, in azienda, e tutto il processo viene seguito da voi e in prima persona. Assolutamente. Luca, adesso possiamo impiattare, l'abbiniamo con cosa? Allora, abbiamo preparato una polenta che non è setacciata, e anche questa è praticamente di provenienza del Catria. Ok. Quindi acqua viva per l'esattezza. Quindi e farina nostro... di mais, macinata, sì, esatto, pietra. Acqua, esatto, con acqua, cotta praticamente un'ora e mezza ci vuole. Quindi anche questa è una preparazione lunga come quella della carne. Il Catria goulash è pronto, lo andiamo a impiattare semplicemente sopra la nostra polenta. Anche con la mascherina si sente un odore, un profumo. Merito della birra e merito della carne locale. Certo. Ci mettiamo un ramettino di rosmarino ed è pronto. Pietro, con cosa l'abbiniamo? Con la birra Grabovia, la stessa birra che poi abbiamo utilizzato nella produzione. È una birra che ha di un certo grado alcolico, quindi un'importanza anche per sostenere il piatto, abbastanza corposo. Esatto, diciamo. Esattamente. E... ho visto che hai bagnato i bicchieri. Esattamente, perché aiuta la spillatura. Certo. Quindi è una birra molto scura. Esattamente. Perché, come dicevamo, ci sono dei malti tostati che definiscono questo colore particolarmente impenetrabile. Aiutano anche con la formazione di una schiuma bella compatta e resistente e definiscono anche il sensibile grado alcolico, perché come abbiamo detto sono 9 gradi e mezzo e quindi sostituiscono pienamente qualsiasi tipo di bevuta anche con piatti corposi e strutturati. Perfetto. Salute. Adesso passiamo a fare due ricette in cui abbiniamo due tipi diversi di birra. Allora Luca, la prima ricetta che cos'è? È la crescia di zia Caterina. Ah, quindi proprio di famiglia, la è ricetta, ricetta di famiglia. Esatto, esatto, una ricetta tipica proprio familiare dei ragazzi del birrificio del Catria. E praticamente è una classica crescia, gli ingredienti ve li dico, ma le dosi assolutamente no, è vietato, è segreta. Perché la ricetta? Ah, non viene mai detta la ricetta di zia Caterina, guarda, ti posso dire semplicemente solo gli ingredienti. Farina, macinata pietra, le uova. Biologiche. Naturalmente. Ci mettiamo un pizzico di sale, il pepe e lo strutto. Facciamo questo impasto, che a secondo voi anche a casa dovete trovare la giusta testura con la vostra manipolazione, che andate a scaldare la farina, che dopo dobbiamo stendere come se fosse una bella sfoglia. Una volta che la sfoglia è stesa in modo uniforme, mettiamo lo strutto, lo cospargiamo nella parte superiore e arrotoliamo. Questo bigolo lo andiamo ancora ad arrotolare per poi formare una chiocciolina. Esatto. Quindi adesso la stendiamo, giusto? Sì, anzi vado a prendere il tagliere, la farina, il mattarello che ce l'abbiamo qua e ci pensi tu. Va bene. Allora, Luca. Ci siamo. Nel tagliere mettiamo un po' di farina. Uh-huh. Prendiamo una nostra chiocciolina. La sistemo. A te. Vado. Facciamo poca pressione perché altrimenti esce lo strutto, quindi facciamo piano, la giriamo, ti metto altra farina. Quanto deve essere spessa? Allora, cerchiamo di non farla troppo sottile, quindi un mezzo centimetro. Ti è venuta una forma un po' così, però nella padella una volta cotta vedrai che la qualità della crescia della zia, vedrai che uscirà fuori ugualmente. Per fortuna non sono una cuoca. Va bene, sei giustificata. Ok, va bene questo spessore. Sì, perfetto. Adesso io vado in cucina e la vado a cuocere. Perfetto.
Luca, vedo che hai fatto l'abbinamento tipico della Crescia, esatto, giusto? Esatto, proprio tipico qua del Catria. Abbiamo due prodotti locali, il prosciutto e la mortadella. Ma vedo che è molto diverso da quelli che io trovo. La mortadella è praticamente un prodotto agricolo che viene prodotto proprio qua in loco. E il prosciutto anche? Idem, esatto. Quindi tutti i salumi a chilometro zero. Esatto. E poi? Abbiamo anche fatto un abbinamento, che anche questo è molto tipico della nostra Crescia, erba e patate. Vabbè, quindi dal punto di vista nutrizionale almeno c'è un pochino di verdure, ci sono. Esatto, sì. Allora, questa è la Crescia con questo abbinamento, con cosa possiamo accompagnarla, Pietro? Questa la accompagniamo col nostro cavallo di battaglia, la birra Ucre, che è una birra in stile Keller, molto leggera, molto beverina, si tratta di 5 gradi, una birra facile con luppoli continentali che hanno sentori erbacei molto evidenti, un corpo esile che accompagna un amaro non troppo spinto, che accompagna una bevuta continua e costante. Ok, quindi l'ideale per mangiarci una bella Crescia, per berla così dopo una bella passeggiata, si beve molto facilmente. Perfetta. Ora mettiamo qui. E per finire facciamo un abbinamento un po' particolare, la birra con un dolce, giusto Luca? Sì, allora il dolce è molto molto facile, è una ricotta di pecora locale, anche questa, che viene mantecata con un po' di zucchero a velo. Questa la mantechiamo il giorno prima di utilizzarla. L'andiamo a sistemare in un nostro sac à poche e l'andiamo ad abbinare con le tipiche amarene di Cantiano. Ah, ok, quindi anche questo è tutto del territorio. Esatto. Io ti concedo a te l'onore di provare a realizzare questo nostro dolce. Dobbiamo mettere un po' di ricotta all'interno della nostra ciotolina. Ti posso imparare come usare il sac à poche? Mano così, questa qui è la pressione, mentre per indirezionare il sac à poche, okay, la mano sotto. A te l'onore. Perfetto. Ora andiamo a mettere sopra le nostre amarene di Cantiano, a te l'onore, con questo bellissimo cucchiaino e un po' di suo topping. Mettiamo l'ultima amarena. Va bene così, Luca? Fantastico. Perfetto. E questo dolce con cosa lo abbiniamo? Lo abbiniamo con la nostra birra Clavernia, una Belgian Dark Strong che riprenderà il sapore di frutta rossa che è all'interno di vari sentori e aiuta a finire il pasto proprio in una maniera ottima. Quindi è una cosa un po' particolare abbinare la birra con un dolce. Esattamente, ma se si ha la birra giusta è molto più semplice di quanto non si possa credere. Voilà. Vi ricordo che Pietro vi aspetta con le sue birre nei mercati Campagna Amica di Pesaro Urbino, come tutti gli altri prodotti che avete visto in queste ricette. Io ringrazio Luca e Pietro per averci ospitato. Grazie a te, è stato un piacere. Vi ricordo che le ricette, le video ricette le trovate sul mio blog www.lamiabiologanutrizionista.it e sui social di Col Diretti Marche Campagna Amica. Io vi do appuntamento a mercoledì alle 20.15 su Rossini TV, il canale 633 del digitale terrestre. Ciao a tutti! Ciao ciao! Ciao.